matrice del quadro logico. Andremo praticamente a vedere il nostro progetto come è diventato e andremo a inserire le attività che vogliamo sviluppare, cioè comunque il nostro progetto, all'interno di un programma barra bando dell'Unione Europea o vediamo anche se può essere inserito in un programma bando gestito con fondi indiretti. Riuscire a compilare bene questa matrice gli aiuta poi a compilare in maniera logica il formulario stesso, perché non so se vi ricordate quando abbiamo praticamente letto insieme i regolamenti che istituiscono alcuni programmi, soprattutto quello che istituisce Europa Creativa, la stessa commissione quando istituisce i suoi programmi utilizza diciamo questa logica di istituzione dei programmi stessi. I programmi contengono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici che sono legati comunque allo scopo del programma stesso, i risultati che la Commissione vuole conseguire attraverso il programma e poi ci sono le attività, cioè le azioni che il programma va a finanziare. Praticamente una volta che sono arrivata alle attività, vado praticamente a fare che cosa? A compilare quelle che sono le precondizioni. Vi ricordate la volta scorsa vi ho spiegato cosa sono le precondizioni, cioè sono praticamente quelle ipotesi cioè non sono ipotesi, sono precondizioni, come dice la parola stessa, quelle che praticamente rendono possibile la realizzazione del mio progetto. Rendono possibile o non rendono possibile? E vi ho anche invitato a ragionare sui presupposti, sulla precondizione, ma anche sui presupposti e le ipotesi, perché comunque questo vi aiuta a compilare la matrice del rischio. Normalmente questa colonna, quindi la colonna dei presupposti e delle ipotesi del quadro logico, viene compilata con quello che non abbiamo considerato all'interno del nostro albero. Cioè nel momento in cui abbiamo selezionato la strategia di intervento, cioè quello su cui andremo a focalizzarci per scrivere il nostro progetto, tutto il resto diventa normalmente oggetto di ipotesi. E le ipotesi sono importanti perché comunque quando si compila il formulario che la Commissione europea appunto ci presenta e che è lo strumento attraverso il quale noi ci candidiamo e riceviamo poi il finanziamento, se piace il nostro progetto a chi lo valuterà, si può sentir dire anche se siamo in grado poi di abbiamo valutato comunque i rischi che il progetto potrebbe, a cui il progetto potrebbe essere esposto e attraverso la compilazione della matrice dei rischi io riesco praticamente a capire se questo rischio lo posso o non posso tenerlo sotto controllo. In pratica ragiono anche in termini di come faccio diciamo nel momento in cui si presenta questo rischio a trovare una soluzione e avere poi la possibilità di andare avanti con il mio progetto. E questo è importantissimo, no? Quando si crea un progetto, perché questo è un altro aspetto che soprattutto in Italia non è molto, molto considerato. Spesso e volentieri anche qui cioè, scriviamo dei progetti in cui la matrice del rischio non viene fatta e si tende proprio non solo a non utilizzare la matrice del quadro logico per compilare praticamente il nostro progetto e per averlo come base, ma soprattutto non consideriamo i rischi a cui il progetto potrebbe essere esposto. E questo fa sì che spesso e volentieri quando poi avviamo il nostro progetto e quindi ci troviamo ad attivare ad effettuare le azioni, non avendo considerato i rischi, ce li troviamo davanti e non sappiamo come risolverli. Quindi è fondamentale comunque tenerli ben presente e ragionare sulla matrice del quadro logico. Questo lavoro di costruzione di matrici è un lavoro che se fatto in gruppo vi prende comunque non più di un mese.
Dopodiché, una volta diciamo che ho creato i miei presupposti, cosa ho fatto? Vedete nella slide, la sequenza di compilazione mi porta a valutare l'indicatore, quindi comincio a lavorare sugli indicatori. Vedete nella matrice del quadro logico gli indicatori non sono collegati alle attività, perché sulla riga delle attività io troverò i mezzi e i costi, mezzi e costi che mi aiutano a sviluppare le mie attività. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi generali, lo scopo del progetto e i risultati, abbiamo degli indicatori che devono essere comunque individuati. Quindi, una volta individuati, una volta selezionati i presupposti, valutati i presupposti e le ipotesi, gli assunti, passo a che cosa? Passo agli indicatori legati praticamente all'outcome, cioè all'indicatore legato agli obiettivi generali, che è quell'indicatore legato più a una tematica, a un raggiungimento più politico di respiro ampio. Quindi è un indicatore alto, perché proprio gli obiettivi generali, come abbiamo visto anche tracciando il nostro albero degli obiettivi, sono alti, no? Normalmente, e appartengono più e vanno praticamente a intercettare le politiche. Io devo andare a individuare quelle che sono le fonti che appunto mi permettono poi di dimostrare che quell'indicatore io l'ho raggiunto. Sugli obiettivi generali normalmente sono ricerche, studi che vengono pubblicati a livello locale e che mi aiutano proprio a dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo generale. Dopodiché cosa faccio? Sono ancora all'interno, diciamo, della mia matrice del quadro logico e passo a valutare quelli che sono gli indicatori legati agli obiettivi specifici, quindi all'obiettivo del progetto. In questo caso sono indicatori più specifici, no? Perché sono indicatori che legati proprio più al mio discorso di tipo locale. Non sono, diciamo così, alti, tra virgolette, come gli indicatori legati agli obiettivi generali, ma sono comunque sempre, siamo sempre in un ambito di indicatori legati a delle ricerche, a degli studi che vengono effettuati a livello, diciamo, locale in questo caso. E anche qui lo scopo del progetto, quindi, viene attraverso l'indicatore, deve essere poi misurabile. E lo è tramite ovviamente delle fonti di verifica. Fonti di verifica che in questo caso, anche in questo caso, vi dicevo, sono dossier o comunque studi che vengono pubblicati a livello locale, potrebbero essere più locali, diciamo, degli obiettivi generali. Dopodiché, cosa faccio? Vado praticamente a individuare quelli che sono gli indicatori, legati ai risultati del progetto stesso. Quindi gli output del mio progetto, e in questo caso sono indicatori molto più legati al progetto, quindi sono indicatori con delle fonti di verifica ancora più locali, perché sono proprio calati all'interno della realtà della realizzazione del mio progetto, perché ovviamente essendo risultati, io andrò praticamente tramite appunto i risultati stessi a avere delle fonti di verifica ancora più geolocalizzati, cioè localizzati all'interno del mio progetto. Dopo aver raccontato e quindi avervi fatto vedere tanta teoria, vediamo invece nella pratica che cosa si può fare, diciamo, attraverso la compilazione del quadro logico. La compilazione alla matrice del quadro logico non è un'esercitazione, deve diventare uno strumento di lavoro, quindi a seconda di come vi viene meglio, la compilate, cioè vi viene meglio. Se sentite l'esigenza di compilare, trovate dei presupposti legati agli obiettivi generali, si compila, altrimenti no. Beh, dipende ovviamente dal progetto stesso. Vedete che riprende praticamente la slide che vi ho fatto vedere prima, il quadro logico. Questo è il quadro logico vuoto.
Adesso invece vediamo il quadro logico che ho compilato, precompilato quasi tutto, in modo tale da farvi vedere appunto come si compila. Ve l'ho spiegato, però adesso ve lo rispiego con l'esempio che avevamo già visto insieme la volta scorsa. Quindi, ricapitolando, io ho scelto la mia strategia all'interno del mio albero dei problemi, che poi è diventato un albero degli obiettivi. E non so se vi ricordate il mio albero come era fatto. Quindi avevamo praticamente individuato l'ambito di intervento e all'interno, diciamo, dell'ambito di intervento avevamo deciso di lavorare sui miei residenti che conoscono quindi la biblioteca. Ci sono delle occasioni di utilizzo dello spazio, ci sono iniziative specifiche per i neoresidenti. E a livello, diciamo, di obiettivi generali che vengono riportati qua sopra, questi sono gli obiettivi su cui andiamo a lavorare. Quindi il quartiere riesce ad uscire dal suo isolamento e il tessuto economico investe nel quartiere. Una volta individuata la mia strategia, io ho detto che si inizia a compilare il quadro logico. E lo si fa come? Ovviamente seguendo quelli che sono i binari che vi ho fatto vedere prima. Dunque, la prima cosa che deve essere comunque chiara è la precondizione. Qual è la precondizione che fa sì che il mio progetto possa essere realizzato? La precondizione che ho inserito, a cui ho pensato e che mi è venuta in mente legandola appunto a questi obiettivi e scegliendo questa strategia, è sicuramente quella che gli operatori delle biblioteche e la dirigenza siano attivi, quindi ci sia comunque la volontà di investire sia nella formazione che nell'apertura, quindi nel raggiungimento di questo obiettivo, quindi dell'aumento dell'utenza. Un'altra precondizione che io vedrei è sicuramente un coinvolgimento attivo da parte sia delle famiglie che neoresidenti, ma anche delle scuole e del tessuto anche associativo del quartiere in cui mi sto muovendo, altrimenti per me queste sono le due precondizioni che fanno sì che il mio progetto si possa realizzare, perché se non esistono e non partiamo, diciamo, da queste precondizioni, secondo me il progetto nostro non difficilmente, diciamo, può essere realizzato. Dopodiché cosa ho fatto? Non ho fatto altro che prendere dal mio albero degli obiettivi dove ho scelto la mia strategia, prendere, diciamo, la parte sovrastante del mio albero e sono andata a trasformare in obiettivi generali quelli che erano nella parte, diciamo, sovrastante dell'albero. Quindi la parte sopra riguardava che cosa? Riguardava l'aspetto. Lo faccio vedere un'altra volta, riguardava l'aspetto legato facciamo l'ambito selezionato, forse è meglio, l'aspetto, diciamo, legato al tessuto economico, no? Vi ricordate che era il tessuto economico quello che avevamo guardato la volta scorsa. Quindi il quartiere riesce a uscire dal suo isolamento, il tessuto economico investe nel quartiere. Quindi, partendo dal mio albero, cosa faccio? Io prendo la mia matrice e vado a identificare gli obiettivi generali dicendo che il mio progetto cosa dovrà fare? Andrà a contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile nel quartiere e andrà a contribuire ad aumentare anche gli investimenti nel mio quartiere, nel quartiere dove si trova la mia biblioteca. Abbiamo detto che poi la seconda cosa che devo andare a compilare è legata agli indicatori. Quali sono gli indicatori quindi gli outcome che vanno a far sì che questi obiettivi vengano raggiunti? Per quanto riguarda l'incremento dell'occupazione, io voglio che
ci sia un aumento del 4% di giovani che trovino un posto di lavoro entro i 5 anni dall'avvio del progetto. E per quanto riguarda gli investimenti nel quartiere, voglio che nel mio quartiere ci siano più uffici o più strutture di natura commerciale, e questo indica. Vi ricordate che la volta scorsa vi ho detto che gli indicatori devono essere comunque misurabili. Devono essere sia validi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Dal punto di vista quantitativo, io quando scrivo un indicatore devo sempre ovviamente associarlo ad un numero. Quindi sono stata abbastanza bassa a livello di percentuale, infatti il consiglio è proprio quello di non sparare numeri a caso, ma di leggersi con le statistiche prima di andare a compilare soprattutto gli obiettivi di natura generale. E dopodiché andare praticamente a ragionare in termini di: ma il mio progetto quanto può contribuire per il raggiungimento di questi obiettivi? Quindi sono stata abbastanza bassa, nel senso mi sono mossa su un 2% di investimenti che ci potranno essere nel mio quartiere dopo 3 anni dall'avvio del progetto. Quali sono le fonti di verifica legate al primo obiettivo generale? Quindi l'aumento del 4% di giovani che trovano un posto di lavoro, io questa percentuale la potrò andare a rilevare attraverso un'indagine della città metropolitana. Mentre il discorso legato ai nuovi investimenti di natura commerciale nel mio quartiere, avrò il modo, diciamo, di rappresentarlo tramite le indagini, le statistiche della Camera di Commercio. Quindi vedete che anche qui io sto dando comunque dei dati relativi a un discorso, diciamo, di misurabilità del mio indicatore, cioè della fonte di verifica dell'indicatore, io glielo devo dire, no? Questo ovviamente, cioè le fonti di verifica, non è che poi io le riporto nel formulario, io le scrivo perché mi serviranno, lo vediamo la prossima volta, a misurare, a monitorare il mio progetto. Perché se io non lo compilo, non compilo la mia idea progettuale tramite appunto un quadro in cui mi pongo già il problema di come andare a verificare l'indicatore. Io sto sparando, passatemi il termine, a caso dei numeri che poi non andrò a verificare. E quindi come faccio io a dimostrare alla commissione che sto spendendo quei soldi, sto raggiungendo quell'obiettivo che contribuisce alle politiche dell'Unione, se poi non riesco, non ho delle fonti di verifica chiare e non le ho indicate? Non lo posso fare. Per questo che lo sforzo è proprio quello di cominciare fin da subito a inserire quelli che sono sia gli indicatori che le fonti di verifica. Ovviamente qui io mi sono anche posto un problema legato a un presupposto, cioè all'ipotesi. Questa cosa qua si realizza solo se ovviamente ci sarà una disponibilità da parte delle aziende. Cosa significa questa cosa? Significa che questo aspetto io l'ho tenuto in considerazione, lo scrivo nel quadro logico. All'interno della mia matrice del rischio, io andrò a prenderla in seria considerazione, perché se le aziende non sono disponibili ad assumerle, questo è ovviamente un rischio per il mio progetto, perché non raggiungo l'obiettivo generale. E quindi come faccio a far sì che questo rischio comunque io possa tenerlo sotto controllo? Faccio sì che all'interno del mio progetto ci siano delle aziende disponibili comunque a partecipare attivamente. Quindi la mia proposta progettuale viene presentata alle aziende, non solo presentata. Io faccio in modo che l'azienda stessa, che non voglio al momento, non mi interessa avere come partner, ma che comunque aziende che io ho tracciato all'interno della mia matrice dei portatori di interesse, perché comunque le aziende sono dei portatori di interesse, in questo mio, tramite appunto l'analisi di contesto, questa cosa era evidente. Faccio sì che delle aziende mi presentino una lettera di impegno, di sostegno al progetto stesso.
e questo ovviamente favorisce il raggiungimento del mio obiettivo generale, perché nel momento in cui l'azienda che non diventa partner di progetto, però mi sostiene il progetto, faciliterà comunque questo avviamento. Un altro, diciamo, se questo non avviene, questo ovviamente è un modo per riuscire ad andare a dimostrare che appunto io sono consapevole del rischio che potrei correre, quindi questo è un presupposto, però sono anche in grado di trovare anche già la risposta per tenere sotto controllo questo problema. Dopodiché cosa faccio? Passo al secondo livello, quindi la seconda riga della sempre prima colonna, seconda riga della matrice di quadro logico. Quindi lo scopo del mio progetto qual era? Ampliare e differenziare l'utenza della biblioteca. Okay? Ho aggiunto anche la differenziazione dell'utenza, quindi il fatto che comunque attraverso l'ampliamento non mi rivolgo soltanto alla solita, diciamo, utenza, ai soliti frequentatori, ma riesco ad avere un'utenza più allargata. E qui quali indicatori vado a identificare? Vado a identificare indicatori legati all'aumento appunto dei giovani, dei giovani neo residenti. Anche qui indicatore numerico, quindi questo incremento di quanto deve essere, questo è il ragionamento che ho fatto. Io parto da una situazione che è uguale a zero, perché i neo residenti la mia biblioteca non la conoscono, quindi da zero a quanto voglio questo aumento? Quindi da 0, qui vabbè, ho un po' inventato, da 0 a 40 giovani neoresidenti che la frequentano, da un aumento da 0 a 500 del numero dei prestiti di testi in alcune lingue specifiche, che sono appunto la lingua inglese, araba, cinese, spagnola, perché ovviamente questo dato io ce l'ho e lo scrivo proprio perché mi sono resa conto che i neoresidenti sono soprattutto famiglie di provenienza da quei paesi. Poi incremento del 25% dei corsi di formazione per gli utenti e incremento del 20% dei corsi per gli operatori interni. Ovviamente anche qui questa percentuale che ho inserito nell'indicatore legato appunto all'obiettivo, allo scopo del progetto, è un indicatore legato alle percentuali che io vado a vedere dei corsi che ho tenuto precedentemente, quindi sono in grado di fare un'ipotesi sulla base dei corsi precedenti. E qui quali sono le fonti di verifica? Beh, sicuramente la fonte di verifica legata all'aumento, diciamo, dei giovani neoresidenti che frequentano la biblioteca è il database della biblioteca. Quindi è abbastanza facile. L'aumento, diciamo, del numero dei prestiti annuali, quindi dei nuovi testi, è il software della biblioteca che mi fa vedere quanti prestiti praticamente io riesco a fare. E per quanto riguarda invece il discorso formazione, sicuramente sono i registri delle presenze, no? Di chi frequenta. Anche qui sono riuscita anche a identificare dei presupposti, delle ipotesi, come negli obiettivi generali. Qual è il presupposto legato allo scopo del progetto? È l'interesse da parte degli utenti, perché ovviamente se gli utenti non sono interessati ai testi o ai corsi che io sto proponendo, io all'utenza non incremento, questo è poco ma sicuro. Quindi anche questo aspetto deve essere ovviamente tenuto in considerazione. Quindi ancora una volta, partendo da questo presupposto, questa ipotesi, io compilo nella mia matrice di rischio il discorso legato all'interesse da parte dell'utente, come faccio ad attrarre maggiormente l'utente e qui penso all'interno, diciamo, della mia matrice a cosa posso fare, quindi quali azioni per far sì che l'interesse dell'utente o anche l'interesse degli operatori a frequentare poi i miei corsi di formazione ci siano, per esempio legati alla formazione degli utenti, cioè degli operatori interni della biblioteca, può essere, diciamo, associato un discorso legato agli obiettivi, quindi al raggiungimento degli obiettivi individuali dei singoli operatori.
quindi al fatto comunque che questo aspetto venga tenuto in particolare venga tenuto in considerazione, quindi ci sia una sorta di premio per gli operatori in termini sia di ore straordinarie che vengono messe a disposizione, ma sia in termini anche di riconoscimento legato appunto agli obiettivi. Poi, passando praticamente ai risultati, e qui entriamo più nel vivo, quindi come vi ho fatto vedere prima nella slide che vi ho mostrato, e siamo praticamente passati quindi ai risultati. E i risultati, che cosa, quali sono, diciamo, del mio progetto? Sono il fatto di avere la disponibilità di riviste, di libri, di materiale nelle lingue di qui sopra, quindi inglese, arabo, cinese, spagnolo, aver praticamente organizzato dei corsi di formazione sia per gli operatori interni che esterni, e aver praticamente organizzato dei momenti di interazione tra gli utenti, perché l'altro mio risultato che voglio conseguire è far sì che gli utenti della biblioteca comunque entrino in contatto tra di loro e ci sia uno scambio attivo tra gli utenti stessi, quindi questo progetto dovrebbe comunque aiutarmi a metterli in contatto. E a livello di indicatore, quindi la disponibilità di riviste, anche qui ho un indicatore percentuale, quindi ho segnato un aumento del 15% entro 2 anni di avvio del progetto di riviste, diciamo, disponibili. Il fatto di aver effettuato 5 corsi effettuati formazione per operatori interni, 10 corsi effettuati per utenti invece esterni e 10 eventi organizzati che mi danno la possibilità di far entrare in contatto i vari utenti. E come faccio, diciamo, a monitorare, a far sì che a verificare che questi indicatori si realizzino? Sulla percentuale sicuramente i prestiti, quindi legati al 15% lo verificherò attraverso il software della biblioteca. Per quanto riguarda i corsi, i registri delle presenze, per quanto riguarda gli eventi, o decido di fare un foglio firma, che negli eventi diventa un po' più complicato anche da gestire, ma forse attraverso video e fotografie che vanno a documentare che gli eventi sono avvenuti, oppure anche una sorta di diario che viene scritto o che chiedo di scrivere, una sorta di storytelling che chiedo agli utenti di raccontare in modo tale che appunto mi rimanga come strumento che posso appunto una fonte di verifica del progetto stesso. Anche qui ho identificato delle ipotesi che sono più o meno sempre uguali a quelli legati allo scopo del progetto, vale a dire che ci sia comunque dell'interesse da parte degli operatori, e non solo interesse, anche la disponibilità da parte degli operatori e degli utenti. Quindi ancora una volta il discorso della disponibilità la traccio all'interno della mia matrice del rischio e provo a pensare in che modo questa disponibilità possa essere appagata, e lo faccio in che termini? Pensando proprio come quali tecniche utilizzare affinché questi eventi effettivamente, o eventi o corsi di formazione, abbiano comunque siano in grado appunto di attrarre e diventino proprio una vera e propria risorsa. Quindi vedete che anche la matrice del rischio non è un esercizio, è uno strumento che vi aiuta proprio anche a capire in che modo io posso rendere il corso più appagante, no? In modo da attrarre, in modo da tenere il mio rischio, non averlo proprio.
Quindi, e questo tra l'altro vi serve anche a individuare quali metodologie tecniche io utilizzerò, perché un altro elemento che questa volta devo assolutamente scrivere dentro nel formulario che mi chiede la commissione è indubbiamente quali sono le metodologie e le tecniche che utilizzerò per sviluppare il mio progetto. Questo lo devo raccontare, cioè che tipo di tecniche, che tipo di metodologia andrò a utilizzare per rendere per far sì che appunto il mio corso sia frequentato e anche gli eventi siano ben frequentati e avvengano in maniera giusta, insomma. E finalmente arriviamo all'ultima praticamente riga che va a comporre il mio quadro logico, che è quella delle attività. Le attività sono praticamente legate che cosa? Ai risultati, sono legate anche allo scopo del progetto, agli obiettivi generali, però di fatto le attività fanno sì che io possa avere quei risultati che vi ho letto prima. Quindi nel nostro caso che cosa andrò a fare? Che cosa traccerò dentro nel mio quadro logico? La programmazione dei corsi di formazione. L'erogazione dei corsi, un'altra attività che andrò a fare, una campagna di raccolta fondi, perché penso che i testi io non abbia, perché parto dal presupposto che io i testi non li possa comprare perché non ho disponibilità di budget, e quindi farò una campagna fondi per far conoscere il mio progetto e per far sì che ci sia qualcuno appunto che è in grado appunto di supportarlo e quindi finanziare questi acquisti. Il fatto anche di andare a lavorare sugli accordi con altre biblioteche biblioteche che sono situate nei paesi appunto, delle lingue che interessano, oppure con istituti culturali che sono nella mia città che hanno risorse, hanno testi nelle lingue che ho individuato. E poi l'organizzazione di iniziative specifiche per finire con l'amministrazione e il monitoraggio. Allora, in questo caso che cosa ho? Diciamo, come vi ho detto che alle attività corrispondono, non corrispondono degli indicatori, ma corrispondono dei mezzi e dei costi. Quindi nel quadro logico io mi fermo praticamente a identificare quelli che sono i mezzi che utilizzerò per far sì che queste attività possano essere realizzate. E ovviamente legate a una programmazione, alla formazione, io posso pensare di avere le scuole o degli istituti di ricerca. Per quanto riguarda l'erogazione dei corsi, penso al personale docente. Per quanto riguarda una campagna di raccolta fondi, posso pensare a un personale tipo tecnico, mentre per quanto riguarda accordi con altre biblioteche o istituti culturali, penso al personale più amministrativo, così come all'amministrazione e al monitoraggio che vado a individuare come personale amministrativo. Ora, siamo ancora, diciamo, all'interno di un quadro logico che vi avevo detto precedentemente, anticipa quello che sarà poi il mio progetto vero e proprio. Quindi ancora sto facendo, andrò a redigere un tipo di budget. Non ancora analitico, perché è un budget che mi consente già comunque di individuare dei partner che lavoreranno con me per il raggiungimento dei miei obiettivi, ma dall'altra parte non entro così nello specifico di quello che è il mio budget. Questo lo farò, normalmente lo si fa quando poi sono certo che comunque c'è sia un finanziamento. Quindi un programma che va a finanziarlo, che poi quando ci sarà il bando entrerò ancora di più nell'analisi, diciamo, del mio budget. In questo caso, visto che praticamente sto andando a realizzare un progetto di questo tipo, come faccio, diciamo, a costruire quello che sarà il mio budget? Mi baso sul
su progetti, su bandi precedenti, quindi che vanno a finanziare un po' questo ambito. Quindi sto parlando di interazione con cittadini che provengono da altre comunità, da paesi terzi, e quindi andrò a leggermi se c'è un programma della Commissione che finanzia questo aspetto intanto, e se ci sono stati bandi che la Commissione ha già pubblicato, e quanto è più o meno il budget stanziato, in modo tale da farmi un'idea di quanto posso spingermi, perché ovviamente se io compilo un quadro logico sparando così a caso, mettendo un budget di 1 milione di euro e non mi sono documentata prima che progetti di questo tipo sono stati finanziati fino a questo momento, fino a un massimo di 200.000, 250.000 euro, ovviamente sto facendo un budget totalmente sproporzionato. Quindi il consiglio che vi do è proprio quello: una volta compilato, visto che ancora non ho un bando, vado un po' a vedere se effettivamente esiste un programma della Commissione e se esiste, se ci sono stati i bandi e quanto è stato, diciamo, lo stanziamento previsto. In questo ambito ve lo dico io, visto che si sta lavorando, diciamo, all'interno della cooperazione, della collaborazione dell'integrazione di cittadini di paesi terzi, ve l'avevo fatto vedere anche nel nostro secondo modulo, esiste un programma apposta che è appunto il fondo asilo che va in integrazione, il fondo FAMI, asilo, migrazione e integrazione, che va proprio a finanziare azioni con cittadini provenienti da paesi terzi. Quindi l'idea è proprio quella di andare a individuare questo programma e dopodiché come faccio, diciamo, a compilarmi l'altra colonna del quadro logico, perché abbiamo visto i mezzi, ma ci sono anche i costi. Quindi non sto ancora facendo un budget di dettaglio analitico, quindi però a grandi linee io devo avere un'idea di quanto potrò, di quanto sarà il costo delle mie azioni e come faccio. Allora, prima di tutto, una volta arrivati, diciamo, alla compilazione, diciamo, di questa colonna, quindi mi fermo, diciamo, ai mezzi. E comincio a pensare dal punto di vista invece prima ancora di crearmi un mio budget di progetto, a quale possa essere la sequenza delle mie azioni. Perché per poter creare un budget di progetto io devo avere presente, e ben presente, la tempistica dell'attività, delle attività che vi ho evidenziato. Per questo il consiglio è andare a individuare poi quello che è il programma di riferimento e la tempistica, cioè normalmente quanto durano dei progetti che vengono finanziati con quel programma barra bando. Ovviamente quello che devo andare a fare poi qual è il ragionamento legato alle attività. Ragionamento legato alle attività significa andare praticamente a pensare, visto che io il mio progetto non lo realizzo da solo, tutti i progetti vengono realizzati insieme a dei partner, a spalmare queste mie attività a livello di tempistica e a individuare per ogni, diciamo, ogni periodo in cui vado a spalmare questa mia tempistica, il chi fa cosa. E lo si fa quando si parla di europrogettazione, ma non solo, in tutte le progettazioni, lo si fa attraverso la rappresentazione del diagramma di Gantt, no? Che è una rappresentazione grafica. In cui ovviamente la barra orizzontale deve essere proporzionale alla durata del programma stesso. E quindi il diagramma di Gantt ci consente, tra l'altro, un altro modo che ci consente di
tenere sotto controllo se effettivamente le attività si stanno realizzando e se c'è una sequenza anche qui logica tra un'attività e l'altra. Perché comunque quando io vado a comporre il diagramma stesso, visto che non sono solo io che andrò a realizzare il progetto, ma lo sto realizzando, le mie azioni le sto realizzando insieme ad altri partner, la sequenza deve essere logica e deve fare in modo che le attività comunque siano o dipendenti una dall'altra oppure no, cioè comunque tutto deve quadrare all'interno comunque del diagramma temporale, perché altrimenti le mie attività subiscono dei ritardi. Il ritardo fa sì che poi io mi debba giustificare agli occhi della commissione, perché devo dire, attenzione, io ti ho scritto un arco temporale, di fatto questa attività finisce più tardi. O addirittura finisce prima, quindi comunque devo giustificarla. Allora, questa è la rappresentazione che dovrebbe aiutarvi, secondo me, a capire all'interno, diciamo, della costruzione del mio progetto la responsabilità di ciascuno, come va ad impattare a livello poi temporale con quella degli altri. C'è chi esegue, c'è chi è informato e c'è chi coordina all'interno dell'attività o è chi supervisiona l'attività stessa, no? Nella sequenza praticamente delle attività. Ci sono praticamente dei momenti, ci sono delle attività che possono iniziare soltanto quando l'attività precedente sia finita, ci sono delle attività che possono finire solo se è iniziata l'attività precedente, ci sono praticamente delle attività successive che possono finire soltanto quando l'attività precedente è finita. E ci sono delle attività successive che possono iniziare solo se iniziata l'attività precedente. Sono un po' la base del ragionamento che deve essere fatto nel momento in cui andiamo a creare il diagramma di Gantt. Perché se una volta diciamo andate ad attribuire le responsabilità di ciascuno all'interno del mio progetto, a individuare, a delinearle sul diagramma di Gantt, a dare una durata dell'attività stessa e ovviamente quali sono i contatti tra un'attività e l'altra. Quindi, nel momento in cui poi io, sempre ritornando al mio esempio degli spaghetti, voglio costruire un diagramma di Gantt, vedete che ho comunque rappresentati i vari passaggi, vale a dire il fatto di far bollire l'acqua, il fatto di andare a salare l'acqua che coincide con l'acqua che sta bollendo, il fatto di cuocere gli spaghetti perché che coincide comunque col fatto che io abbia messo del sale dentro negli spaghetti e che mi prende l'attività comunque più ampia perché insieme con quella del far bollire l'acqua perché ci vuole più tempo ovviamente sia per cuocere che per far bollire l'acqua. L'attività legata al soffritto del sugo che sto preparando, perché il soffritto io comunque inizio a farlo in un arco temporale in cui l'acqua sta bollendo e cu faccio cuocere poi i miei pelati quando gli spaghetti sono stati aggiunti all'acqua che è già bollita. Infine, l'ultimissima attività che non coincide, diciamo, se vogliamo, con nessuna, dal punto di vista di sequenza temporale, non coincide con nessun'altra attività precedente, che è quella del mantecare, perché io comunque verso il sugo insieme agli spaghetti quando ovviamente gli spaghetti sono cotti. Devo dare un quadro a quello che è il corso, diciamo, del mio progetto, quindi guardo i bandi che sono stati pubblicati legati al programma che ho identificato e dopodiché provo a spalmare, diciamo, i costi in questo modo. Come faccio? Praticamente io riprendo il mio quadro logico, faccio vedere, adesso qui non ho riportato comunque i costi, ma ve li riporterò nel momento in cui vi darò questo
materiale. Allora, ho già praticamente identificato questi miei mezzi. I costi quali possono essere? Sono costi legati, viste le azioni, a un discorso di finanziamenti legati appunto a personale e a organizzazione di eventi e a anche sì, più che altro anche gli accordi sono comunque legati al personale, quindi sono ore diciamo di personale, ore lavoro e poi anche l'acquisto di testi se non si fa la campagna di raccolta fondi posso pensare di comprare anche se in minima parte dei testi in lingua. Quindi questi sono diciamo un po' le macro voci di questo progetto. Quindi vuol dire che la componente costi è la componente più importante. Quindi nella matrice quadrologico in cui non ho ancora, ripeto, composto un budget analitico, qui andrò a spalmare semplicemente, a identificare, ad attribuire il 70, partendo dal presupposto che il mio progetto abbia un costo pari a 250.000 euro, perché visto che comunque negli anni precedenti il budget complessivo è quello, qui andrò a spalmare, a attribuire un 70% sui costi relativi al personale, no, 70 fosse troppo, un 50% al personale e un 20% legata alla campagna di raccolta fondi, no, anzi, 60% al personale, 20% legata alla raccolta fondi, un 7% legati ai costi diretti, che vi faccio vedere che cosa sono, e un 10% legati invece all'acquisto, di materiale. Ovviamente io sto lavorando in maniera molto spannometrica. Però questo mi aiuta praticamente a riportare in questa colonna quali possono essere praticamente, quale può essere la suddivisione a grandi linee dei costi del mio progetto. Perché sto lavorando comunque, ripeto, su un progetto che ancora non ha, diciamo, un bando alle spalle, ok? Comincio a pensare se effettivamente la Commissione europea ha dei fondi e vi ho anticipato prima che un fondo c'è, che è il fondo asilo, che va praticamente a coprire il mio progetto e lo fa appunto tramite questo regolamento, e ancora una volta i regolamenti sono poi, vi ho già spiegato, organizzati quasi tutti uguali, la loro composizione, e nel fondo asilo infatti troviamo che cosa? Troviamo comunque delle azioni che vengono supportate dalla Commissione europea. Ecco, il fondo asilo migrazione e integrazione è un fondo un po' particolare perché comunque pur trovandosi all'interno di fondi a gestione diretta, ha comunque una quota che viene data, concessa agli stati membri, quindi praticamente è un fondo che lavora su doppio binario, da una parte su bandi che vengono pubblicati direttamente dalla Commissione europea e in cui quindi la Commissione ci chiede un partenariato di tipo europeo se presentiamo un progetto, e su bandi che invece sono più nazionali, proprio perché l'idea che sta alla base dell'istituzione di questo fondo è che essendo problematiche, sono sì problematiche che attraversano tutta l'Unione Europea, tutti gli stati dell'Unione Europea, però hanno più una rilevanza o comunque un impatto locale. Per questo motivo ci sono degli stanziamenti. Cioè questo fondo è praticamente diviso in due parti, una parte appunto gestita dalla Commissione e una parte gestita dagli Stati membri anche tramite le regioni. Quindi vengono pubblicati infatti dei bandi, dopo vedremo, dei bandi regionali su questo fondo, oltre che ministeriali.
perché è il Ministero dell'Interno che poi a livello, diciamo, nazionale gestisce questo fondo. E ovviamente l'ambito di applicazione ce lo dice l'articolo 1, perché ci parla appunto dell'oggetto, di che cosa andrà a trattare, quali sono, vedete che ancora una volta un po' nel regolamento troviamo, cioè nel programma troviamo quello che siamo andati noi stessi a compilare tramite la nostra matrice del quadro logico, perché troviamo che cosa? Troviamo gli obiettivi del programma stesso, quindi sostenere la migrazione legale, andare a migliorare la solidarietà, la ripartizione delle responsabilità tra gli stati membri e bla bla bla. E poi che cosa? Entra praticamente negli obiettivi specifici e nelle azioni, oltre che praticamente andare a raccontarci che cosa sono le misure di integrazione, no? Quindi è proprio nelle misure di integrazione che io posso inserire ovviamente il mio progetto, perché sono azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, vedete? Quindi praticamente in questo programma io trovo o dovrei trovare lo strumento che mi consente poi di andare ad attuare il mio non ancora progetto, comunque la mia idea che ho adesso rappresentata a livello di quadro logico. Detto prima che questo fondo viene o gestito direttamente dalla Commissione europea, oppure viene gestito dal Ministero tramite le regioni. Quello che stiamo vedendo ora è un bando del Ministero dell'Interno e i fondi FAMI vengono gestiti direttamente dal Ministero. Questo riguarda soprattutto servizi sperimentali di formazione linguistica. Ancora una volta la normativa viene riportata e ci dice quante sono le risorse disponibili e poi inizia ad entrare nel merito dei soggetti ammissibili. Qui, dal bando stesso, io comincio a capire se c'è una connessione tra i soggetti che ho inserito nella mia matrice di finanziabilità e i soggetti che il bando ammette, perché se ovviamente io nella matrice di finanziabilità ho inserito per esempio le aziende e qui mi rendo conto che le aziende non ci sono, cosa devo fare? Devo far sì che le aziende possano sì comunque partecipare, perché abbiamo detto che le aziende sono importanti all'interno del mio progetto perché mi aiuteranno poi a raggiungere gli obiettivi generali del mio progetto. Pertanto le aziende non potranno ricevere un finanziamento perché non sono soggetti ammessi, vedete che non ci sono. Però possono comunque diventare che cosa? Dei partner associati, quindi sostenere il mio progetto indirettamente, non direttamente, senza finanziamento, ma lo riceveranno. E poi ci dice un'altra cosa interessante, ovviamente ci dice qual è l'oggetto e che cosa andrà a finanziare, andrò a finanziare tramite il bando. Vedete che vi parla di percorsi di formazione linguistica, ok? Destinati a cittadini di paesi terzi, percorsi di rafforzamento delle competenze linguistiche, percorsi di formazione linguistica attuati attraverso la realizzazione di corsi di prossimità, attraverso modalità innovative, bla bla bla. Quindi vi dà già una linea di quelle che sono le azioni che andrà a finanziare. A questo punto mi fermo a pensare, cioè ha un senso o non ha un senso comunque quello che ho scritto nel mio quadro logico? Io direi che ce l'ha, perché attraverso questo bando ho la possibilità di erogare i miei corsi, ok? Quindi ho trovato il bando che fa per me. E attenzione poi ai destinatari, perché i destinatari di questo fondo sono cittadini di paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, appartenenti a target vulnerabili, quindi analfabeti nella lingua d'origine, donne in stato di gravidanza, minori a rischio di esclusione e bla bla bla. Quindi io comunque devo, questo significa che nel momento in cui il bando mi dice che sono quelli i destinatari,
Ancora una volta prendo la mia matrice di portatori di interesse, vedo quali sono i portatori di interesse che avevo, il target che avevo individuato. Abbiamo visto che erano giovani neoresidenti, ma giovani neoresidenti era troppo generico ed era giusto che fosse generico nel momento in cui abbiamo compilato una matrice senza avere un bando di riferimento. In questo caso invece stiamo ragionando partendo sempre dalla matrice dei portatori di interesse, ma con un bando alla base, un bando che mi va a identificare quelli che devono essere i miei destinatari. I destinatari del mio progetto sono quelli, non posso metterne altri, ok? Quindi in questo caso cosa faccio? Prendo la mia matrice dei portatori di interesse e vado a lavorare su quel target che poi è il target che mi finanzierà il ministero. Bene? Dopodiché, al di là, diciamo, della modulistica che mi interessa fino a un certo punto, mi dice l'aspetto, diciamo, del budget, che è quello che mi interessa, perché vi ho detto che siamo arrivati praticamente all'aspetto, abbiamo visto all'interno del quadro logico le attività, quindi le attività poi che devono corrispondere, devono essere realizzate tramite ovviamente dei fondi. Ci dice che il budget complessivo di ogni progetto non deve essere inferiore a 50.000 euro. Quindi vuol dire che devo partire praticamente da 50.000 euro e non devo avere una dotazione finanziaria superiore a quanto indicato l'articolo 3, che non mi ricordo assolutamente quale fosse, ovviamente. Beh, 4 milioni di euro quindi a disposizione. Non posso presentare un progetto il cui costo sia inferiore a 50.000 euro perché il valutatore manco lo guarda se lo presentiamo, non tenendo in considerazione questo aspetto. Poi ci dice un'altra cosa importantissima che mi aiuta ovviamente a fare i conti, quindi a entrare più in budget analitico. Io vi ho fatto vedere prima che abbiamo costruito un budget di massima in cui abbiamo affidato delle percentuali partendo da un ragionamento legato alle azioni che andrò a sviluppare, che in cui la componente manodopera, cioè manodopera, costi del personale è prevalente. Quindi abbiamo infatti spalmato a livello percentuale attribuendo un 60% al costo del personale, un 20% a costi legati all'acquisto di materiale, un 7% ai costi indiretti e a un 10 per, no, 20% alle attività, all'organizzazione delle attività e un 10% legato all'acquisto di materiale. Qui il bando entra praticamente già nello specifico e ci dice che i costi indiretti, che adesso andiamo a vedere cosa sono, possono essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili. Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale prevederà un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50%, mentre un cofinanziamento nazionale è pari al 50%. Quindi, cosa vuol dire? Che questo fondo ha il vantaggio di coprire un progetto interamente, quindi può arrivare al 100% del finanziamento. E vi avevo già spiegato che è molto raro che normalmente i finanziamenti comunitari non coprono il 100%. Questo sì, perché il 50% li mette l'Europa, cioè la Commissione europea, il 50% ce li mette lo Stato. Okay? Però ciò non toglie che noi possiamo prevedere una sorta di contributo privato al progetto stesso, perché e questo capiamo se viene o non viene comunque considerato positivamente, lo vediamo andando di nuovo, vi ricordate che vi avevo fatto vedere quella tabella relativa alla valutazione della proposta, quindi i punteggi attribuiti. Questa è praticamente la scheda di valutazione rispetto a questo bando e qui capiamo se di fatto vengono praticamente attribuiti dei punteggi relativi al cofinanziamento. Vedete che il cofinanziamento infatti arriva fino a un massimo di 5 punti, quindi possiamo praticamente
metterci un cofinanziamento tra l'1 e il 50% del budget di progetto e su questo avremo un punteggio. E ancora una volta importante guardare la valutazione perché ci fa capire dove in pratica finiranno saranno rivolti i nostri fondi. I nostri fondi sono più e soprattutto legati a un discorso, scusate, non vediamo più i punteggi, alla corrispondenza con i fabbisogni quindi legati al territorio. Alla metodologia di intervento e alle attività che sono state inserite, nonché all'innovazione del nostro progetto, legata più che altro ai tipi di strumenti o alle attività che verranno realizzate. Ok? Quindi non mi soffermerei oltre su questo bando, questo vi fa capire che ancora una volta noi stiamo partendo praticamente da un quadro logico in cui abbiamo tracciato un budget di massima, abbiamo visto che esiste un programma che ha il suo regolamento, abbiamo visto che all'interno di questo programma è stato anche pubblicato un bando specifico e finalmente possiamo andare a comporre il nostro progetto facendo anche un budget analitico, andando a costruire un budget analitico. Questo budget analitico ci occuperemo la prossima volta, ma prima ancora diciamo di passare al budget analitico, vorrei un po' passare nuovamente alla teoria, ma ancora di farvi vedere l'esempio, facendovi vedere cosa dobbiamo fare a questo punto. Quindi il mio bando è stato pubblicato. Dopodiché cosa devo fare? Devo prendere praticamente quelle che sono le mie attività, andare di nuovo a costruire la mia work breakdown structure che abbiamo visto, mi sembra, la volta scorsa o 2 volte fa. In pratica andiamo a raggruppare queste attività che nel quadro logico sono già comunque raggruppate di fatto e a ogni raggruppamento dovrà corrispondere o corrisponderanno delle sottoattività a cui andranno collegate in termini, diciamo, di costruzione di budget sia i mezzi che i costi. Allora, ripetiamo, prendiamo il quadro logico. La prima cosa che io dovrò fare quindi è prendere l'ultima riga del mio quadro logico e andare a fare questo ragionamento. Quindi, abbiamo visto nel nostro quadro logico che cosa avevamo, cosa avevamo posizionato, lo ricordate? Avevamo posizionato l'attività legata, le attività legate alla programmazione della formazione, all'erogazione dei corsi, no? Quindi avrò praticamente una VP, quindi all'interno della mia VBS che andrò a formare, avrò una VP, quindi un work package che sarà rivolta alla formazione e che sarà composto da più la sottoattività. Perché devo praticamente quello che andrò ad ottenere o otterremo dal mio quadro logico, lo vediamo la prossima volta, ripeto, è questa rappresentazione. Quindi la VBS si compone da tanti VP e all'interno dei VP avrò tante azioni, sottoazioni, no? Come gli spaghetti al pomodoro. Avrò la VP spaghetti che ha come sottoattività bollire l'acqua, salare, cuocere e bla bla bla, quello che vi ho detto prima. Quindi la stessa cosa ce l'avrò praticamente con il mio progetto, con la mia attività di progetto. Quindi avrò tante sottoattività legate a una VP. A queste sottoattività sono collegate che cosa? È collegata a una tempistica, quindi quanto dura questa azione, il chi fa cosa, cioè chi fa questa azione, quali sono praticamente gli attori che vengono coinvolti. Vi ricordate la
slide relativa alla sequenza delle relazioni. La stessa cosa ce l'avrò praticamente all'interno della mia attività, quindi chi fa cosa, collegata all'attività 1, per esempio, e ovviamente le risorse, quindi il budget che viene collegato all'azione, alla sottoattività. Quindi, come si fa praticamente a arrivare alla costruzione di questo, del budget? Intanto, quali sono praticamente le voci di costo più comuni? Intanto, il budget, di un progetto si compone di costi diretti e costi indiretti. I costi diretti, come dice la parola stessa, sono direttamente connessi alla realizzazione dell'attività stessa. I costi indiretti invece ovviamente no, ma dopo vi spiegherò anche perché. Allora, intanto si deve partire dal presupposto che tutti i costi per essere finanziati devono essere costi ammissibili e all'interno del bando noi troviamo quelli sempre, quelli che sono costi considerati ammissibili e quelli che non sono considerati ammissibili. E quindi questo ce lo dice praticamente già l'autorità che gestisce il finanziamento stesso. Quindi, comunque, partiamo dal presupposto che sia la commissione pubblica il bando e nel bando troviamo i costi che non sono ammissibili. Quali sono, da cosa sono composti quali sono le voci legate, diciamo, ai costi diretti? I costi diretti sono praticamente voci legate al personale, ai viaggi, agli eventi, al consumables, vale a dire l'acquisto di materiale legato al progetto stesso, alla subcontraenza. Subcontraenza, che cos'è? La subcontraenza è legata praticamente ad azioni che io stesso non posso, diciamo, svolgere e per la cui realizzazione mi servo di un soggetto esterno. Anche questo, diciamo, voce, una voce di costo che fa parte dei costi diretti. Quindi, la prima cosa che comunque devo fare, prima ancora di andare a comporre il budget, è intanto pensare se effettivamente la spesa sia congrua e sia coerente con le attività che andrò a svolgere. Perché ovviamente se non lo è, il valutatore si accorge che comunque il budget è sbilanciato, no? Perché ovviamente io non è che posso comporre un budget in cui inserisco come costo di personale di un docente un costo orario di 300 euro, perché ovviamente questa quota fa sì che già mi sbilancia comunque il budget. E lo sbilancia soprattutto agli occhi del valutatore. Quindi attenzione a quando inseriamo i costi devono essere comunque costi vicini, devono essere costi reali, devono essere costi inventati ovviamente. E un altro aspetto, diciamo, importante è legato a un discorso, diciamo, di costo, di spesa, che deve essere comunque presentata e collegata al mio progetto. Spesso e volentieri alcuni costi può succedere che alcune spese sostenute vengano utilizzate anche per finanziare altre attività che non c'entrano niente col nostro progetto. E questo ovviamente non si può fare, e questo lo vedremo quando parleremo appunto di rendicontazione, anche perché su ogni spesa la spesa deve essere
certificata e documentata attraverso un timbro che fa sì che quella spesa venga attribuita e collegata col progetto. Normalmente i costi non eleggibili, quindi non ammissibili, sono legate alle perdite sui cambi, alle grandi infrastrutture, alla vendita di servizi e di beni, perché ovviamente la vendita non può essere inserita, non è eleggibile come spesa, alle ammende, ai costi, diciamo, legati alle controversie legali. L'IVA è un costo ammissibile, lo vedremo quando parleremo comunque di costi ammissibili e non ammissibili. Scusate, di rendicontazione del progetto. Sempre che ovviamente l'IVA è ammissibile nel momento in cui però per me è un costo, altrimenti se per il soggetto non lo è, ovviamente non lo sarà ammissibile. Questa slide vi illustra come dovrebbe essere poi un budget compilato e ancora una volta, ritornando, diciamo, al discorso del budget, per essere ammissibile la spesa, poi un altro aspetto particolare è che un elemento caratteristico della spesa deve essere collegata alla durata del progetto stesso. Ciò vuol dire che se la mia attività finisce, per questo che è importante collegare il diagramma di Gantt, quindi la durata dell'azione al budget e all'azione stessa. Perché se la mia azione finisce al mese X e io comunque il mio progetto deve terminare al mese X, anche l'azione deve finire dentro il mese X, invece la faccio finire al mese Y, la commissione mi chiede come mai, perché comunque non rientra più nei termini che io avevo indicato. Poi le spese per essere ammissibili devono essere ovviamente collegate all'azione di progetto, devono essere giustificate con delle fatture, con delle ricevute. Io non sono autorizzato a derogare delle quote di denaro in cash, ovviamente. E altra cosa importantissima, la spesa deve essere comunque legata a me, qui che sono il coordinatore di progetto, ai miei partner, non ci può essere un altro soggetto che si metta a spendere, no? Quindi vi dicevo prima che queste sono praticamente le macro voci di spesa, quindi normalmente il personale su cui che incide di solito il 40%. Nel nostro progetto io l'ho fatto incidere di più perché comunque sono partita, ripeto, all'interno del quadro logico ragionando su una formazione che ha un aspetto comunque molto importante. Poi nel momento in cui andremo a fare la costruzione del budget analitico di progetto, vedremo che l'incidenza percentuale sarà comunque inferiore, la riporteremo intorno al 40-45%. Quindi di solito i costi del personale si aggirano intorno al 40%. L'altro costo, diciamo, che ha una percentuale abbastanza fissa è quello legato appunto al subappalto, vale a dire a quell'attività che non posso svolgere io neanche il mio partner, ma per farla svolgere, per realizzarla, ho bisogno comunque di un esperto, un ente esterno, e quindi è un subappalto come nei contratti. E normalmente le attività che posso mandare, che possono essere subappaltate in un progetto, non devono essere superiori di norma al 20%. 30%. No, noi normalmente ci aggiriamo come ente non più del 25%, anche perché il subappalto non viene considerato granché bene, diciamo, dal valutatore, perché la commissione parte dal presupposto che quando eroga il finanziamento lo sta erogando a un soggetto che poi è in grado di svolgere le attività e quindi non si avvale troppo di
personale esterno per lo svolgimento. E quindi il rapporto che vuole instaurare la commissione è con un coordinatore che poi le attività le svolga, no? Per questo che il consiglio è quello di rimanere con una voce, diciamo, di subappalto abbastanza bassa. Che cosa viene data? Viene dato di solito in subappalto. Normalmente l'attività di monitoraggio e valutazione, la valutazione quasi sempre, ma perché è ovvio, e questo ovviamente è un costo che la Commissione vede di buon occhio. Io non posso pensare di scrivere un progetto, di realizzarlo e poi di autovalutarmelo. La valutazione deve essere fatta comunque da un soggetto esterno, quindi questo va è una spesa che va in subappalto. Dopodiché altre, diciamo, spese in subappalto sono legate alle traduzioni piuttosto che alle stampe di locandine, di poster del progetto stesso, o le realizzazioni grafiche. Sono comunque costi che, non, spese che normalmente vanno in subappalto. Altra voce di spesa che fa parte, diciamo, dei costi diretti è quella legata appunto al web, alla creazione di una pagina web legata o non legata al progetto. Per esempio, nel nostro progetto noi abbiamo parlato anche di ricerca, di individuazione di una campagna di fundraising. La campagna di fundraising può avvenire tramite la creazione, per esempio, di un sito o comunque di social che mi aiutino appunto a reperire questi fondi, e questa è una spesa ammissibile che fa parte dei costi diretti del progetto. E poi ci sono, dicevo prima, oltre, diciamo, i costi diretti, ci sono anche i costi indiretti, che sono le spese generali, che normalmente hanno un'incidenza non superiore al 7%. Le spese generali sono considerate proprio, si chiamano costi indiretti perché sui costi indiretti io praticamente ci calcola la percentuale. Normalmente non devo poi fare una rendicontazione come faccio per le spese per i costi diretti, perché ovviamente all'interno, diciamo, delle spese generali ci cadono quelle spese legate, per esempio, ai costi legati al riscaldamento, alla luce, alle spese del telefono, e che non sono in grado poi di dimostrare in maniera diciamo analitica. Per questo motivo viene stanziato e si lavora su una percentuale.